Signor Presidente, onorevoli colleghi, è per me sempre un grande dolore sentire dentro quest'Aula qualcuno che fa il tifo contro l'Italia e fa il tifo contro il proprio paese. Mi consola un poco sentire l'accento rabbioso di chi ha perduto, perché in questo paese, in quest'Aula, qualcuno ha scommesso contro l'Italia in occasione del recente appuntamento di Bruxelles e chi ha scommesso contro l'Italia in quest'Aula e fuori di quest'Aula, in questo paese e fuori di questo paese, ha perduto. Ha perduto chi ha fatto una scommessa politica, come hanno perduto quelli che sui mercati hanno scommesso per il crollo del debito pubblico italiano. E vorrei che non passasse sotto inosservanza questo fatto. Esiste un'alleanza oggettiva tra chi fa certi discorsi in quest'Aula e chi specula contro il debito pubblico italiano e contro l'Italia sui mercati finanziari. È una cosa su cui gli amici della Lega dovrebbero riflettere. Dovrebbero riflettere anche sul fatto che la loro esperienza bancaria, non tanto lontana, non li abilita a discettare in materia di banche. Perché tutti ricordiamo quello che è accaduto con la Banca Edil Nord, tutti ricordiamo quello che è accaduto nell'amministrazione interna della Lega, dove qualcuno ha messo in tasca i soldi che lo Stato italiano aveva dato per finanziare la politica. E mi spiace perché c'è stato un tempo in cui la Lega era l'espressione di un blocco sociale che non aveva paura della competizione. Onorevole Dozzo, lo prego. È stato l'espressione di un blocco sociale che voleva affrontare la competizione in Europa e con l'Europa. E adesso è diventata l'espressione dei frustrati, di quelli che non hanno il coraggio di affrontare la competizione, di quelli che non hanno fiducia in se stessi e questa sfiducia vogliono diffondere in tutto il paese. Noi non facciamo parte di questo gruppo. Noi crediamo nell'Italia e nel futuro dell'Italia. E proprio per questo la ringraziamo, signor Presidente. Onorevole Volpi, la richiamo all'ordine. Li lasci schiamazzare, signor Presidente, devono pure sfogarsi in qualche modo. Caro Presidente, invece io voglio esprimere la gratitudine mia, del mio partito e di tutti gli italiani, perché per una volta noi abbiamo perso, ahimè, nel gioco del pallone, ma abbiamo vinto nel gioco della vita. Troppe altre volte ci è toccato di perdere nel gioco della vita e consolarci con i risultati del gioco del pallone. Questa volta è andato al contrario. Oddio, sarebbe meglio vincere tutte e due le partite, eh? Però dovendo scegliere, meglio così. Lei ha portato l'Italia a vincere nel gioco della vita e ha mostrato che quando gli italiani sono uniti sono in grado di vincere le sfide più difficili. E se lei permette però, oltre lei, prima ancora di lei, io credo che dobbiamo ringraziare tutti gli italiani che hanno affrontato sacrifici straordinari, pesanti, dolorosi, che lei e noi siamo stati costretti a infliggere loro, con grande disciplina, con grande senso del realismo, e le hanno dato quel patrimonio di credibilità che lei così bene ha saputo spendere al tavolo della trattativa. E credo che dobbiamo ringraziare il presidente Napolitano, che è stato in qualche modo l'architetto di una formula politica che ha aiutato a tirare il paese fuori da una straordinaria difficoltà, e sotto di lei, accanto a lei, il ministro Moavero, che ha condotto impeccabilmente una difficile pretrattativa tecnica. L'Unione Europea è una comunità di eguali. È una cosa che spesso si dimentica, anche in quest'Aula, si parla come se la capitale dell'Europa fosse a Berlino. Non è a Berlino, è a Bruxelles. Come se la Germania comandasse in Europa. La Germania forse può guidare, ma certo non comanda, perché anche la Germania può essere messa in minoranza. Voi avete avuto l'intelligenza di non mettere in minoranza la Germania, ma il semplice fatto che sia balenata in un certo momento della trattativa la possibilità che ad essere isolata fosse non l'Italia, ma la Germania, ha permesso di arrivare ad un accordo veramente europeo che ha tenuto da conto in modo equilibrato delle sensibilità e delle esigenze di tutti. E vi siete riusciti con uno straordinario lavoro che ha saputo cogliere il massimo che la signora Merkel poteva dare senza entrare in contraddizione con la Corte Costituzionale tedesca, forse accettando una qualche contraddizione con l'alleato minore della coalizione
di governo. Questo è importante perché è cambiata la struttura dei processi decisionali in Europa. Una volta l'asse franco-tedesco faceva maggioranza demografica, faceva maggioranza economica, faceva maggioranza politica. Oggi non è più così. Siamo arrivati a questo risultato anche attraverso un processo di preparazione che ha visto consultazioni a 3 e poi anche a 4, in cui l'Italia si è affermata, come per la verità da tempo meritava di affermarsi, come un partner ineludibile, non solo nella difesa del proprio interesse particolare, ma anche nella definizione di una strategia comune per il bene dell'Europa. Perché non si costruisce il bene dell'Europa senza l'Italia e senza integrare ragionevolmente nel bene comune dell'Europa anche le legittime attese e aspettative degli italiani. Voglio ringraziarla anche per la recente intervista alla Frankfurter Allgemeine. C'è un passaggio che mi ha colpito. Gli italiani non sono dei mendicanti, non chiedono i denari dei tedeschi. Contrariamente a quello che qualche giornale in Germania continua a ripetere, noi non abbiamo avuto dalla Germania un euro, che sia uno. E abbiamo dato garanzie per diverse decine di miliardi di euro a sostegno di paesi in difficoltà. Quello che noi vogliamo è affermare un principio, che è un principio di responsabilità e di solidarietà. Responsabilità. I nostri debiti ce li paghiamo noi. E abbiamo preso con fatica, ma con decisione, le misure necessarie a pagare i nostri debiti. Ma quando un paese è aggredito dalla speculazione internazionale, da una speculazione che non è i mercati, che è i mercati non regolati, che è i mercati abbandonati al predominio di chi scommette contro il bene futuro dell'Europa, che sono i mercati in cui pochi speculatori con enormi leve finanziarie possono mettere in crisi un intero paese. Quando avvengono aggressioni di questo tipo si ha diritto a chiedere la solidarietà degli altri paesi. E chi compra titoli di Stato italiani, domani attraverso i meccanismi che verranno decisi, o anche oggi, normalmente alla borsa, fa un buon affare, non butta via i suoi soldi. Non è chiedere l'elemosina, dire abbiate fiducia nell'Italia e nel debito pubblico di questo Stato. Responsabilità e solidarietà. I tedeschi ci dicono una cosa che è vera, non dovremmo mai dimenticarla. Il problema ultimo non è lo spread. Il problema vero è la differenza di produttività. Potremmo anche ottenere una banca, onorevole Cicchito, potremmo anche ottenere una banca europea che stampa denaro e inonda il mercato di liquidità senza affrontare la questione radicale che è quella della produttività, genereremmo soltanto inflazione e alla lunga la rovina dell'Italia e dell'Europa. Bene quindi il piano per la crescita. Dobbiamo tornare a Lisbona, ma la Lisbona del marzo 2000, un grande progetto per fare dell'Europa l'economia della conoscenza più forte del mondo. Non possiamo fare concorrenza alla Cina su produzioni a basso contenuto di sapere. Dobbiamo fare concorrenza agli americani su produzioni ad alto contenuto di sapere. E per fare questo occorre un grande piano europeo, ma anche una grande capacità italiana di affrontare i problemi che ci stanno davanti. Perché nel lungo periodo i mercati guarderanno di più alla produttività e di meno alle circostanze più immediate. E bisogna tagliare la spesa pubblica, Il peso fiscale è diventato così grande che non è possibile aumentarlo ulteriormente. Bisogna tagliare la spesa pubblica, bene state facendo, certo è doloroso, è difficile. Bisogna cercare di tagliarla salvaguardando gli ultimi, salvaguardando i disabili, salvaguardando quelli che più sono in difficoltà, salvaguardando i redditi più bassi. Ma bisogna sapere che tagliare la spesa pubblica è interesse di tutti. E si taglia la spesa pubblica non per tagliare posti di lavoro nel settore pubblico, ma per generare posti di lavoro nel settore privato, perché la diminuzione della spesa pubblica insieme con l'investimento, soprattutto l'investimento in conoscenza, è ciò che genera nuovi posti di lavoro. Io ho paura, signor Presidente, a volte di una certa aria che sento anche all'interno della maggioranza, come se qualcuno fosse stanco dei sacrifici avendo appena iniziato a farli. E infine, l'obiettivo sono gli Stati Uniti d'Europa. Alzi la bandiera degli Stati Uniti d'Europa. Dobbiamo creare un'autorità capace di dire a chi fa debiti di smettere di fare debiti, di riscrivere i bilanci degli Stati. Ma può essere un alto funzionario di Bruxelles? No. Deve essere un organo legittimato democraticamente. Gli Stati Uniti d'Europa ci danno la forza per restituire alla politica il comando del mercato,
per restituire alla politica la possibilità di ridurre il mercato all'interno di una visione di bene comune. Ci danno la possibilità di essere fedeli al mandato che il popolo italiano ci ha dato, quello di costruire benessere, una società migliore, più civile, più degna di essere vissuta per noi stessi e per le generazioni future. Grazie, signor Presidente.